Allora ragazzi, spieghiamo il secondo canto del Purgatorio. Vediamo, presentiamo l'articolazione del contenuto. Siamo all'alba, sull'isola del Purgatorio. L'alba chiaramente è un momento simbolico della giornata perché simboleggia la speranza perché siamo nel secondo regno, no? Il regno purgatoriale, il regno dell'espiazione. Ricordiamoci che il viaggio all'inferno era iniziato di notte, e il buio, l'aura senza tempo tinta, no? Dante parla, dominava nell'inferno, l'alba nel purgatorio, saremo a mezzogiorno col sole pieno, appunto nel paradiso, ad indicare la completa presenza di Dio, la luce. Quindi il sole sta sorgendo, appaiono subito delle anime all'orizzonte, c'è cioè l'arrivo su una nave di un angelo, è l'angelo Nocchiero. L'angelo Nocchiero, sulla nave, messo a poppa, collocato a poppa della nave, fa avanzare questa nave con strumenti che non sono strumenti umani, non userà remi o vele, è un'apparizione quindi miracolosa, che subito ci introduce in un altro clima diverso, insomma, da quello dell'inferno, ma questo l'abbiamo detto e l'abbiamo incontrato già nel primo canto del Purgatorio. A questo punto le anime scendono da questa nave, c'è cioè l'incontro con Dante e queste anime che sono arrivate in un luogo che non conoscono chiedono a Dante e a Virgilio indicazioni per salire al monte. E si sono accorti che Dante è vivo, stupite, si affollano, contorniano Dante, stupite. C'è un incontro a questo punto con un'anima in particolare e l'anima è Casella. Casella era un musico, conosceva Dante, era un amico di Dante. Sì, vi devo dire qual è la tematica di questo canto, quali sono i temi trattati. Beh, una tematica è proprio l'amicizia. L'amicizia e la poesia. Musico vuol dire che metteva in musica delle poesie. Quindi riconosciuto lo Dante, c'è un gesto molto bello perché lo abbraccia 3 volte, ma essendo Casella un'anima lieve, evanescente, le braccia ritornano per 3 volte al petto di Dante. Dante invece sappiamo bene che è vivo in carne ed ossa. E a questo punto Dante chiede a Casella di mettere in musica, vuole ascoltare la dolcezza del suo canto e Casella fa un omaggio grandissimo a Dante perché gli intona Amor che nella mente mi ragiona, che come sappiamo è una delle canzoni contenute da Dante nel Convivio. E è un tributo, è un omaggio a Dante anche a significare questa relazione, no, umana ed è un omaggio poetico sicuramente. Conclude il canto la riapparizione di Catone che cosa fa Catone? Vede tutte le anime intorno a Dante ferme ad ascoltare la dolcezza del canto, si inquieta, rimbrotta le anime perché qui c'è il motivo della sollecitudine, perché non si possono attardare, no? In questo momento di serenità, di quiete, di stasi, devono essere sollecite a compiere il cammino di espiazione, devono attivarsi, camminare e correre anzi al monte a purificarsi. Quindi le anime, sentitesi in colpa, partono, così fanno i due poeti. E così si conclude il canto. Andiamolo a leggere, ad analizzare. Già era il sole all'orizzonte giunto, lo cui meridian cerchio coperchia, Gerusalemme col suo più alto punto, e la notte che opposita a lui cerchia, uscia di gance fuor con le bilance. Che le caggion di man quando soverchia, sicché le bianche e le vermiglie guance, la doviera della bella aurora, per troppa etate divenivan rance. Tutte queste 3 terzine per dire, è una perifrasi astronomica anche molto dettagliata, ora io non voglio sapere tutti i particolari, per dire che ci troviamo all'alba. Sull'isola del Purgatorio sta sorgendo il sole. Andiamola a vedere nel dettaglio. Il sole era giunto al punto più alto, già il sole era giunto a quell'orizzonte il cui meridiano coverchia, sovrasta Gerusalemme con il suo punto più alto. Il punto più alto in cui si trova il sole si chiama Zenit. Quindi il sole che cosa sta facendo? Sta tramontando a Gerusalemme e sta sorgendo sul Purgatorio. E la notte che opposita a lui cerchia, la notte, ragazzi, si immaginava come un astro che girava opposto, in senso opposto al sole.
Quindi sta dicendo che la notte si trova nella costellazione della Bilancia. Quando la notte soverchia, cioè più lunga del giorno, siamo nell'equinozio d'autunno, la situazione è rovesciata e nella costellazione della Bilancia entra il sole. Così ecco perché Dante dice nella sua immagine, in questa immagine poetica, che le bilance cadono dalle mani della notte. Ma perché viene nominato il gancio? Ricordiamoci che il gancio era il punto estremo in Oriente che si conosceva, del mondo conosciuto, l'estremo orientale della terra abitata, e quindi si trova a 90 gradi da Gerusalemme. Questa è la complicata perifrasi astronomica. Vuol dire Dante che la notte è più lunga del giorno in questa terzina. Sicché, e si trova nella costellazione della Bilancia, sicché le bianche e le vermiglie guance, lì dove ero io, cioè nell'isola del Purgatorio, della bella Aurora, Aurora personificazione dell'Aurora, divenivano rance, arancioni. Per la troppa etate, per la vecchiaia. Di che cosa sta parlando qui? Della progressione del sole che sta appunto sorgendo, della mutazione di colore. Il sole da bianco, che indica l'alba, diventa rosso, aurora, dopodiché arancione, il sole è sorto. Ci siamo, il mutamento di colore. Abbiamo anche indicato e detto che i colori sono un elemento nuovo nel purgatorio, no? Dallo zaffiro orientale, vi ricordate, del primo canto, a questi nuovi colori dell'alba. Noi eravamo lunghesso mare ancora, come gente che pensa al suo cammino, che va col cuore e col corpo, dimora. Noi eravamo presso il mare ancora, come gente che pensa, no, al proprio cammino, a quello che deve fare, intraprendere il cammino di espiazione, come va col cuore e col corpo, dimora. Col pensiero va avanti, mentre col corpo resta fermo. Stanno arrivando le anime, ed ecco. Che mi dite di Edecco? Oh, è uno stilema dantesco che indica che cosa? Un cambiamento di scena. Vi ricordate Edecco nel primo canto dell'Inferno quando venivano introdotte le tre fiere? Ed ecco, qual sorpreso dal mattino per li grossi vapor, Marte rosseggia giù nel ponente sopra il suol marino. Cotal m'apparve, se io ancor lo veggia, un lume. Per lo mar venirsi il ratto che il muover suo nessun volar pareggia. Allora, ed ecco, sorpreso dal mattino, qui il senso è che Marte rosseggia, perché è avvolto dai vapori densi quando è colto dal mattino e quindi è colto dai primi chiarori, insomma, dell'alba, della luce, giù verso ponente, verso occidente, così mi apparve. Possa ancora io vederlo, sì, ancora lo veggia, un lume. Eccolo l'angelo nocchiere. Appare come una luce che si staglia all'orizzonte, venire così ratto per il mare, così veloce. Quindi abbiamo due elementi per ora, la luce e la velocità. Che il muover suo nessun volar pareggia, nessun uccello, nessun volo potrebbe essere pareggiato alla velocità con cui appunto avanza questo angelo nocchiero. Dal qual com'io un poco ebbi ritratto l'occhio per domandarlo, duca mio, rividi il più lucente e maggior fatto. Dal quale angelo, appena io ho ritratto l'occhio per rivolgerlo a Virgilio, che è sempre la sua guida, è sempre il suo punto di riferimento perché non sta capendo, Dante si interroga su chi fosse per domandarlo, duca mio, per interrogarlo, lo rividi più lucente e più grosso, è chiaro, si sta avvicinando e quindi la luce è superiore rispetto a prima. Poi d'ogni lato adesso m'appario un non sapeva che bianco e di sotto a poco un altro a lui uscio. Da ogni lato gli appare qualcosa di bianco, si sta riferendo alle ali, poi lo capiremo. E a poco esce un'altra cosa bianca, si vede, è la veste è bianca. Poi d'ogni lato adesso, no, questo l'ho letto. Lo mio maestro ancora non faceva motto mentre che i primi bianchi apparverali, allor che ben conobbe il galeotto gridò: fa! Fa che le ginocchia cali. Ecco l'angel di Dio, piega le mani, ormai vedrai di siffatti ufficiali. Vedi, facciamo fino a qua, di siffatti ufficiali. Allora, il mio maestro si riferisce a Virgilio, ancora non parlava, finché quelle cose bianche che io avevo visto inizialmente apparvero come ali, allora riconobbe l'angelo nocchiero e Virgilio che cosa dice a Dante? Inginocchiati.
È il secondo monito che fa Virgilio, in cui indica un atteggiamento di riverenza rispetto a queste presenze, queste prime presenze. Perché dico prime presenze? Che abbiamo incontrato nel primo canto? Catone. Stesso atteggiamento, stessa esortazione aveva fatto Virgilio, vi ricordate, nei confronti di Catone. Ecco l'angelo di Dio, ha capito che appunto si tratta dell'angelo nocchiero, piega le mani, congiunge le mani, vedi ora, da oggi in poi, da ora in poi vedrai questi ministri di Dio. Vedi che sdegna gli argomenti umani, sicché il remo non vuol né altro velo che l'ali sue, tra liti si allontani. Oh, qual è la particolarità di questo angelo? Che disdegna gli argomenti umani, cioè gli strumenti che sono atti, che servono a incedere, a far avanzare la nave, cioè i remi e le vele, va avanti soltanto con le sue ali. Vedi come la dritte verso il cielo, trattando l'aere con le eterne penne che non si mutano come mortal pelo. Un'altra caratteristica straordinaria, miracolosa di questo angelo, cos'è? Che ha queste eterne penne, le penne sono eterne, non subiscono una mutazione, non si mutano come mortal pelo. Poi, come più e più verso noi venne l'uccel divino, più chiaro appariva. Appena l'uccel divino, quindi questo angelo nocchiero, si avvicinò, appariva sempre, si avvicinava, appariva sempre più chiaro, qui è chiaro latino, clarus, clara, claro, luminoso. Perché l'occhio d'appresso non sostenne, per cui l'occhio non, per l'abbaglio, no, di questa luce, non sosteneva appunto la vista. Ma chinai il giuso, ma che fa? Lo china per terra l'occhio, la vista, e quei sen ben arriva con un vasello snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. E quell'angelo si recò presso la riva con questo vasello, no, vascello, con questa nave, due aggettivi, snelletta e leggera. Snelletta sta a indicare, snelletto riferito al vasello, la rapidità di movimento, leggero questa levità, questa appunto leggerezza di movimento, tanto che l'acqua non imbarcava assolutamente acqua. Qui ci viene chiaramente da fare un paragone. Abbiamo detto che il purgatorio è un mondo parallelo, ma assolutamente antitetico rispetto all'inferno. A che cosa? A Caronte, al traghettatore infernale, no? Caronte demanda gli occhi di bragia. Qui si parla dell'angelo nocchiero a cui bisogna tributare riverenza, che incede senza remi e senza veli. Stiamo assolutamente in un altro regno, ultraterreno, il regno della speranza, il regno dell'espiazione, un regno assolutamente di passaggio che poi conduce le anime al termine di questo cammino appunto di purificazione in paradiso. È anche diversa dalla barca di Fleggias, questa, ricordatevi l'inferno ottavo. Da poppa stava il celestiano nocchiero, tal che faria beato pur descritto. E più di 100 spiriti entro sediero in extito Israele d'Egitto, cantavano tutti insieme ad una voce con quanto di quel salmo e poscia scritto. Quindi stava in poppa dietro questo angelo nocchiero, tal che faria beato pur descritto, un tale che solamente descritto, senza essere neanche visto, farebbe beato ogni uomo. E dietro sedevano più di 100 spiriti, sono le anime che vanno ad espiare, no? Che iniziano il loro cammino. Cosa fanno queste anime? Cantano un salmo. È il primo momento in cui notiamo che le anime cantano salmi. I salmi sono le preghiere del popolo ebraico, per tradizione scritte da David, il re. E, dicevo che nel purgatorio ci saranno molti luoghi, insomma, del testo in cui le anime canteranno salmi, pregheranno. Bestemmiavano Dio e i loro parenti, se vi ricordate, nell'inferno, eh? Cantavano tutti insieme ad una voce con quanto di quel salmo poi scritto. Tra l'altro, questo è il Salmo 113 che parla della liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù d'Egitto. E allegoricamente, ricordatevi i quattro sensi delle scritture, soprattutto quello morale e anagogico, quello sta a indicare che cosa questo salmo, è l'anima che è liberata dai vincoli terreni, no? La schiavitù appunto del peccato. Poi fece il segno lor di Santa Croce, ond'ei si gettar tutti in sulla piaggia, ed el sen gì come venne veloce. Che fanno le anime? Scendono dopo che lui, il segno di Santa Croce, sta a indicare la benedizione, e
lui se ne andò veloce, così come arrivò stessa velocità anche nel tornare, nell'andar via. Ora abbiamo l'incontro con le anime. La turba che rimase lì, selvaggia parea del loco, rimirando intorno come colui che nove cose assaggia. Quindi la folla che rimase lì sembrava ignara, no, del luogo, non lo conosceva in quel luogo, guardando intorno come colui che assaggia nuove cose, che sperimenta nuove cose. Da tutte parti saettava il giorno lo sol che aveva con le saette conte di mezzo il ciel cacciato capricorno, quando la nuova gente alzò la fronte ver noi, dicendo a noi: se voi sapete, mostrate nella via di Giralmonte. Facciamo qui la costruzione della frase. Il sole saettava, il giorno vuol dire la sua luce, da tutte le parti. E con i suoi dardi infallibili, saette conte, aveva cacciato il capricorno dal meridiano, anche questo è un riferimento astronomico. Quando il sole sorge all'orizzonte, il capricorno, che sta a 90 gradi, è sul meridiano in mezzo al ciel, che precede di 90 gradi. Sta dicendo: se voi sapete, mostrate nella via di Giralmonte. Che cosa chiedono le anime, appunto, a Dante e Virgilio? Per favore, dato che state qua prima di noi, da prima di noi, indicateci qual è la via, il cammino più agile per salire al monte. E Virgilio rispose: voi credete forse che siamo esperti d'esto loco, ma noi siamo peregrini come voi siete. Virgilio glielo spiega, dice: voi credete una cosa fallace, noi siamo esattamente stranieri, forestieri, peregrini vuol dire questo, esattamente come voi. Dianzi venimmo innanzi a voi un poco per altra via, che fu sì aspra e forte, che lo salire ormai ne parrà gioco. Siamo giunti prima di voi, dice, poco prima di voi, attraverso un altro cammino per altra via, e questa via fu così difficile e malagevole, aspra e forte richiama proprio gli aggettivi che ha usato Dante nell'inferno, il riferimento preciso, mi pare, il primo canto verso 5. Che ora il salire, no? Il meccanismo, il procedimento, l'azione di salire ci parrà un gioco, ci sembrerà un gioco. Molto semplice. Le anime che si furono di me accorte per lo spirare che io era ancora vivo, meravigliando, diventarono smorte. Le anime si accorgono che Dante è vivo perché? Per lo spirare, perché respira. E come rimangono le anime? Assolutamente meravigliate, attoniche, smorte, dice Dante. Similitudine. E come a messaggiar che porta ulivo, tragge la gente per udir novelle, di calcar nessun si mostra schivo, così al viso mio s'affissar quelle anime fortunate, tutte quante, così io quasi obbliando dire a farsi belle. E come, il paragone è questo, è con un messaggero che porta appunto un messaggio con un ramoscello d'ulivo, quindi è un messaggio positivo, una lieta novella. Che porta ulivo, una lieta novella, accorre la gente appunto per ascoltare notizie e nessuno si mostra schivo, cioè si trattiene di calcare nessuno, di pigiarsi tra la folla, così, secondo elemento della similitudine, si affissarono quelle anime fortunate tutte quante perché hanno la consapevolezza di ire a farsi belle, che vuol dire di poter accedere al paradiso e quindi alla beatitudine eterna, che fecero? Si affissarono al viso mio, eh? Guardarono tutti Dante e circondarono Dante. Attenzione, abbiamo qui l'incontro con Casella. Un'anima si distacca appunto dalla folla di tutte le altre. Io vidi una di loro trarresi avanti per abbracciarmi, guardate che bello, per abbracciarmi, con sì grande affetto che mosse me a farlo somigliante. Che fa quest'anima? Non parla, fa un gesto chiaro, un gesto d'affetto, l'abbraccia. E Dante, che non sa, che non ha riconosciuta subito quest'anima, però meccanicamente che cosa fa? L'abbraccia, fa il simigliante, l'abbraccia anche lei, anche lui. Oh, e qui fa un'esclamazione Dante: oh, ombre vane, fuor che nell'aspetto, anime inconsistenti, dice Dante.
Tre volte dietro a lei le mani avvinsi e tante mi tornai con esse al petto. Strinsi le mani tre volte al petto, tre volte verso quest'anima, ma le mani mi ritornarono al petto perché l'anima è vana, è inconsistente. Questo, ragazzi, è un gesto che non si inventa Dante, è un gesto virgiliano, lo troviamo nel sesto canto dell'Eneide, Anchise, l'incontro tra Anchise ed Enea, ed è chiaramente una auctoritas a cui attinge Dante ed è un omaggio a Virgilio. Di meraviglia, credo, mi dipinsi, perché l'ombra sorrise e si ritrasse, e io, seguendo lei, oltre mi pinsi. Credo che il mio atteggiamento fu un atteggiamento di meraviglia, perché il fatto che l'anima sorrise e si trasse un poco indietro, io, seguendo lei, mi trassi anch'io, mi spinsi in avanti. Suavemente disse che io posasse. Guardate questo suavemente, questo avverbio che è messo con inversione sintattica, no? Come primo membro, proprio per sottolineare questa dolcezza dell'incontro. Vi ho detto all'inizio che una delle tematiche di questo canto è l'amicizia. L'anima dolcemente si rivolge a Dante, disse che io posasse, che io mi fermassi, desistessi. Allora conobbi chi era. A questo punto Dante l'ha riconosciuta e pregai che per parlarmi un poco si arrestasse e pregai l'anima di Casella che si fermasse per parlarmi. Risposemi, guardate che bella questa terzina. Così come io ti amai nel mortal corpo, così t'amo sciolta, però m'arresto. Ma tu perché vai? In forza dell'affetto che ci legava, della relazione che avevamo in vita, di affetto, di amicizia, io mi fermo perché me lo chiedi e perché io ho provato appunto un'affezione per te, così come ti amai quando ero in vita nel mortal corpo, così ti amo anche ora che sono in questa condizione sciolta. Qui ci viene da fare un paragone con chi? Il canto primo, con Catone. E Marzia, no? Vi ricordate? Catone diceva: io l'ho amata tanto in vita, ma qui mi basta che tu mi nomini la donna, no? Beatrice, piuttosto che appunto Marzia mia, quindi la captatio benevolentiae. Non ha funzionato. Però mi arresto, però vuol dire perciò, per questo mi fermo, eh? E qui la domanda di Casella. Casella che gli chiede a Dante: ma te perché stai qua? Pure Casella ci viene da pensare, l'ha riconosciuto Dante che era in carne ed ossa, no? Casella mio, guardate questo vocativo, aggettivo possessivo, casella mio. Per tornare altra volta là dove io son, fo io questo viaggio. Di Casella non abbiamo molte notizie, vi ho già detto che era un musico, appunto conosceva Dante in vita ed era morto prima chiaramente del 1300, no? Di quando Dante immagina che si compia questo viaggio. E Dante con questa frase, con questa risposta, per tornare dove io sto, faccio questo viaggio, si mostra assolutamente consapevole di quella che è la sua missione, del viaggio ultraterreno, che è un viaggio salvifico, che è un viaggio provvidenziale, questo viaggio che lui deve fare nell'oltretomba. Quindi dice: faccio questo viaggio per tornare un'altra volta, cioè dopo la morte, dove io sono, nel purgatorio. Ma a te com'è tanta ora tolta? Perché essendo morto tanto tempo fa tu giungi al purgatorio soltanto ora? Questa è la domanda. Ed egli a me: nessuno mi ha fatto oltraggio, se quei che leva, quando e cui gli piace, più volte mi ha negato questo passaggio, che di giusto voler lo suo si face. Veramente da 3 mesi egli ha tolto chi ha voluto entrare con tutta pace. Attenzione. Sta dicendo: nessuno mi ha fatto un torto se l'angelo nocchiero è indicato con una, quei che leva quando e cui gli piace, una perifrasi, quindi colui che sceglie il momento opportuno, no, per prendere un'anima e portarla qui nel purgatorio, più volte mi ha negato questo passaggio, mi ha negato più volte, no, questo viaggio. Perché, ricordiamoci che il che con l'accento è causale, una congiunzione causale, perché il suo volere, facciamo bene la costruzione, si face di giusto voler, eh? Cioè la sua volontà risponde a una volontà superiore, e questa volontà superiore è Dio, la volontà divina. Tutta
Tuttavia, attenzione che questo veramente è verum latino, tuttavia, da 3 mesi lui ha sottratto, ha preso chi ha voluto entrare con tutta pace, senza opposizione. Questi 3 mesi perché si riferisce all'inizio del giubileo. Ricordiamoci che Dante colloca questo viaggio nel 1300, il primo giubileo, no, della storia, detto da Bonifacio VIII, e nel giubileo le anime godono dell'indulgenza plenaria dai peccati. Per cui io, che era ora alla marina Volto, dove l'acqua di Tevero si insala, benignamente fui da lui ricolto. Qui Dante ci dà un'altra informazione: da dove prelevava le anime, scusate, sì, le anime, l'angelo nocchiero? Dalla foce del Tevere. Lo dice qua, dove l'acqua di Tevere si insala, cioè entra, in voce del verbo insalare, no? Questo è un neologismo dantesco, entra nel mare. La foce a egli or dritta l'ala, perocché sempre qui vi si ricoglie, qual verso Acheronte non si cala. Lui ora sta tornando alla foce del Tevere, sta dicendo perché, perocché qui si raccoglie chi non è destinato all'Acheronte, cioè, questa è una sineddoche per indicare l'inferno. Ed io, vediamo Dante che dice. Se nuova legge non ti toglie memoria uso all'amoroso canto che mi solea quetar tutte mie doglie, l'anima mia, che con la sua persona venendo qui è affannata tanto. Che cosa chiede Dante a Casella? Allieva questa sofferenza, questo dolore, addolcisci questo momento, per favore, cantandomi, facendomi ascoltare appunto il tuo canto. La mia anima che qui è affannata tanto, tanto tormentata. E allora guardate un po', cominciò egli allor sì dolcemente, ripete l'avverbio, che la dolcezza ancor dentro mi suona, guardate l'iterazione, amor che nella mente mi ragiona. Amor che nella mente mi ragiona. È il primo verso della seconda canzone contenuta nel Convivio, Convivio di Dante. E si è contenuta nel terzo trattato, questa amor che nella mente mi ragiona, vuole Dante in questa lirica, se vi ricordate, spiegare che la donna gentile è la filosofia, quella della vita nuova. E ne dà un'interpretazione allegorica. Lo mio maestro e io, a quella gente che erano con lui, parevano sì contenti, come a nessun toccasse altro la mente. Quindi Virgilio, io e la gente che era appena arrivata ad espiare, che erano con lui, parevano così contenti come se non pensassero ad altro, come a nessun toccasse altro la mente. Come si conclude il canto qua? Sul più bello? Arriva Agatone e interrompe questo momento di dolcezza. Noi eravamo tutti fissi e attenti alle sue note, ed ecco, vedete lo stilema? Il veglio onesto gridando: che è ciò, spiriti lenti? Qual negligenza, quale stare è questo? Correte al monte a spogliarvi lo scoglio che esser non lascia a voi Dio manifesto. Noi eravamo tutti fissi, attenti appunto a questo canto e il veglio onesto, ricordatevi, no? Vegliardo, il fatto che Catone fosse avanti con l'età, e questo dà anche un segno di saggezza, gridando, guardate quanto li rimbrotta, quanto è brusco il rimprovero di Catone, che state facendo, spiriti che vi attardate, pigri, lenti, quale negligenza, è questa, che vi fa indugiare? Correte al monte a liberarvi dallo scoglio. Lo scoglio è la scorza del peccato, che non vi lascia appunto godere della visione di Dio, lascia a voi Dio manifesto. Similitudine. Come quando, cogliendo biado o l'olio, i colombi adunati alla pastura, quieti, senza mostrar l'usato orgoglio, se cosa apparon degli abbian paura, subitamente lasciano star l'esca, perché assaliti son da maggior cura, così vid'io quella masnada fresca lasciar lo canto e fuggir ver la costa, com'on che va, né sa dove riesca, né la nostra partita fu men tosta. Qual è la similitudine?
come dei colombi che sono raccolti, stanno tutti insieme alla pastura a mangiare, biada o l'olio, quieti, senza aspettarsi qualcosa di negativo, tranquilli, senza mostrare l'usato orgoglio, perché i colombi sono pettoruti, no? Orgoglio sta a indicare la postura dei colombi col goffo, col collo gonfio, no? E se cosa apparono degli abbia paura, quindi se improvvisamente hanno un'apparizione, no, che li spaventa, subito che cosa fanno? Lasciano stare l'esca, lasciano stare il loro pasto, perché sono assaliti da maggior cura, qui cura è latino, da maggiore preoccupazione. Così vidi quella masnada fresca, quella turba di anime che erano appena arrivate, abbandonare il canto e fuggire, andare velocemente verso il pendio del monte, la costa, come un uomo che va, ne sa dove va a finire, dove riesca. E che fanno Dante e Virgilio? Si incamminano anche loro con la stessa sollecitudine. Nella nostra partita fu men tosta, fu meno veloce. Una litote per dire che fu assolutamente veloce. Siamo? E così si conclude il secondo canto.